Allora, buon pomeriggio, siamo qui in piazza 20 settembre, è una manifestazione denominata La Scarrozzata, è stata promossa dalla PM, Associazione Paraplegici Marche, coadiuvata chiaramente dalla Regione Marche, dal Comune di Fano, dalle associazioni, dall'assessorato pari opportunità di cui abbiamo qui presente Alessia Di Girolamo che è una componente. In pratica è una sollecitazione all'abbattimento delle barriere architettoniche, perché rendere una città accessibile vuol dire rendere una città accogliente, senza differenziazioni. Noi come AGFH abbiamo collaborato, le sedie che vediamo qui a disposizione sono state messe a disposizione dall'ASUR Marche, chiaramente in collaborazione con la T41, e poi vi sono tante altre associazioni che si sono attivate per questo, che adesso non sto a denominare, sono presenti nella locandina. Comunque è una manifestazione che vuol promuovere l'abbattimento, favorire e permettere oggi agli amministratori di girare nel centro storico e toccare con mano purtroppo i limiti che una persona su sedia a rotelle trova nel vivere la sua città. Trovi importanti le affettazioni come queste, che cosa ne pensi? Io direi che sono importantissime, anzi se ne dovrebbero fare sempre di più per portare a conoscenza, come per noi che stiamo sulle carrozzine, com'è complicato muoversi su questi manti stradali, perché anche qui anche morbido tanto. Un giorno, quei 20 minuti, una mezz'oretta a passeggiare su una sedia a rotelle, innanzitutto è una bellezza diversa perché vedi tante altre cose che camminando non le vedi stando sedute, e in più provi com'è difficile rimanere seduti su queste sedie a rotelle passeggiando e anche all'interno di una città. Grazie. Grazie a lei. È molto difficile capire come si vive su una carrozzella. È molto difficile anche per me, e abbiamo fatto questa iniziativa apposta per far capire alle persone che non hanno problemi come si vive invece la persona disabile. Quindi faremo una passeggiata insieme per far vedere tutti i problemi che ci sono nella città. Quale obiettivo vi prefiggete? L'obiettivo è quello di far vedere quali sono le barriere architettoniche e poi di conseguenza abbatterle. Sono molti gli ostacoli che si incontrano in città? Sono tantissimi, perché ogni locale non ha gli scalini, non ha le rampe ma scalini, gli esercizi pubblici, gli esercizi privati, e il pavimento misestato, i veranini anche i marciapiedi misestati, quindi per noi è molto difficile fare anche una semplice passeggiata. Far parte di una comunità significa accettare il compromesso tra le proprie esigenze e quelle degli altri che hanno pari diritti di cittadinanza. Puoi aggiungere qualcosa su questo? Beh, come ogni cosa nella vita bisogna avere dei compromessi, quindi loro magari non possono sapere a priori quali sono i nostri problemi e noi glieli faremo vedere. Oggi molti imiteranno il disabile, ma capiranno chi è e come vive? Ce lo auguriamo! Questo è l'augurio più grande che posso fare. Questa è una bella iniziativa, ma soprattutto ha un valore molto importante. E il primo messaggio è proprio quello di far comprendere che una città, per essere accogliente, deve essere a misura di tutti, deve mettere tutti nelle condizioni di poterla vivere anche in modo autonomo. E allora sappiamo che quando ci sono tante persone, ci sono diverse abilità, significa che qualcuno può avere qualche difficoltà maggiore, qualcuna minore, e una città deve dare a tutti le stesse opportunità. Allora l'idea di questa iniziativa è proprio far toccare con mano un'esperienza anche a chi certe problematiche non le ha, di come si può vivere la città, ma di come una città può essere un muro, può essere un ostacolo. E un'iniziativa come questa diventa importante non solo per il messaggio, ma anche chi, come un sindaco che ha delle responsabilità, anche quella di fare atti concreti, come ad esempio un programma per superare tutte le barriere che ci sono nella propria città. Grazie.
Devo dire che girare in città seduto su una carrozzina, il mondo cambia radicalmente, insomma, sono sensazioni completamente diverse, modi di vivere proprio completamente diversi, e devo dire che le difficoltà aumentano, questo è inevitabile, soprattutto in centro storico dove con i sanpietrini o qualche disconnessione della strada non è sicuramente facile muoversi. Da questa posizione dove ci troviamo adesso non è accessibile perché c'è la scala, quindi siamo costretti in qualche... però comunque la Memoteca abbiamo fatto in modo di renderla accessibile. Dovremo fare un percorso leggermente più lungo, però riusciremo a entrare alla Memoteca. Faccio la foto come tocca fare. Alza Nico, alza. A tutti quelli che sono contro le rampe, l'unica cosa che fa salire una carrozzina in modo proprio è la rampa, c'è solo la rampa. Allora, se una persona disabile deve essere succube di altre persone, perché mi hanno detto, a me me ne hanno dette tante, ma tante me ne hanno dette, deve essere succube di un'altra persona che mi dai la chiave, ti do la chiave, ti vengo a prendere. Mi hanno detto ti vengo a prendere da casa quando vuoi andare, ma io ci voglio andare quanto mi ci pare a me, non quanto mi decidi te. Bravo. Sia ben chiara questa Bravo. Cosa, sia ben chiara. E allora, se questa rampa fa schifo, che alla gente non gli è piaciuto, e anche se a qualcuno dice che non viene usata, non è vero niente, perché viene usata questa rampa. C'erano pure le lamentele dei bambini che correvano avanti e indietro. Bene, la GFH, oltre le 17.000 euro della rampa, ci ha messo altri 1.000 euro per chiudere le entrate del cancelletto. Perché se no la usavano come... Se no la usavano e davano fastidio a quelli che hanno le gambe buone. Allora io adesso al sindaco gli devo chiedere solo un favore su questa rampa. Se vuole mi interesso io. Da mettere un tantino di cemento in quel coso lì. Adesso sì, ma qui proprio non ci si entra proprio. Ecco, va. Qui non ci si entra. Dov'è il banco? Qui, eccolo, va.